Buon salve a tutti! Allora, il nuovo giro inizia proprio bene col furlo che ha sbagliato strada subito e non ci siamo capiti. Gli ho detto, mi fa, ma quindi andiamo giù o andiamo su? Gli ho detto, andiamo su, ma io intendevo su da Corniglio, non su dal passo di Fragno. E quindi niente, adesso ce l'ho dietro, anche se dovevo avercelo davanti. Vabbè, niente, comunque il giretto di oggi, eccolo qua il forno, aspetta, dove cazzo è, cimì, ceccalo, ceccalo, ti sento di merda, comunque ti aspetto in fondo ai tornanti, come vi stavo dicendo, andiamo al passo di Davide Cironi, no, il passo del Cirone, di Cirone, e poi da lì vediamo se andare ai prati di Longarghena, Langarghena, Leraghega, una roba del genere, e quindi vediamo, andiamo un po' in esplorazione, che c'ho un paio di posti che mi sono segnato su Google Maps da verificare. Aspettiamo che arriva il frullo. Speriamo che non venga giù qualcosa di brutto. Se adesso devo scalare una marcia, no dai, forse ce la facciamo, dai, grande alla Daina quella coppia in basso, poca ma in basso, ma poca, però poca. Fra piccole iene, solo se conviene, mia piccola iena, solo se conviene. Bene, siamo al passo del Cirone, ho già visto che lo sterratone che mi interessa è aperto, molto molto bene. Quindi adesso qua ci fermiamo un secondo, andiamo alla chiesettina, passo Cirone 1255. Allora, ah, però cazzo, la chiesetta invece è chiusa, vaffanculo, merda, che palle. Allora siamo al passo del Cirone, c'è freschino, tira una bella arietta, vero frullo? Sì, ci sta da Dio. E cazzo, la stradina qua della chiesetta, come vedete, c'è la sbarra, perché poi da lì c'era anche uno sterrato che andava oltre. Io volevo vedere di andare a campeggiare sulla chiesetta, a parte che là c'è il cartello proprio, se campeggi ti sparo. Vabbè, allora già che siamo arrivati fino qua, almeno andiamo a vedere sta cacchio di chiesa. Mia vita, altro io non ho, tu sei la mia strada, la mia verità, nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai, non avrò paura, sai, se tu sei con me, io ti prego. Credo in te,
pottino è abortito perché era la chiesetta. Adesso proviamo ad andare allo sterratino e vedere il primo spottino vicino, se no andiamo là ai prati che vi dicevo. Andiamo a vedere com'è. Olè. Ecco lo sterratozzo, sembra che la sbarra sia aperta, quindi proviamo. Olè. Vediamo se non c'è un divieto tra poco. Aspetta che mettiamo le ridotte però subito almeno, se no qua sfa mica su. Olè. E si parte subito con dei bei giaronazzi da UFO. Andiamo a vedere cosa combina il frullo. Aspetta, andiamo là retto. Urlo. Oh, ce l'ho fatta fare il primo pezzettino, però con non con le ridotte. Ma guarda che lo schienetto è la mano. Ah ok, vabbè, allora cerca di non fermarti, sennò è un debito a ripartire. Comunque metti le ridotte perché su di qua tira, eh. Allora, qua adesso bisogna vedere da che parte andare. Bene. Cambiamo strada perché questa è chiusa e l'altra non va da nessuna parte. Dovevamo girare a destra. Ah, ci sono dei raga in moto, top. Porca troia, è chiusa anche questa, Cagvenatalpi, quindi andiamo là, ai prati di Langergangerlorg, quelli lì. Adesso poi dopo, giuro che vi dico come si chiamano, eh. Dopo ci guardo e vi dico, promesso. Allora, si va ai prati di Logargena. Vabbè, pare che sia bello, l'avevo visto segnalato da qualcuno sui fuori stradisti camperizzatisti, quindi andiamo. Comunque che belle nuvolazze. Vabbè, vedremo, andiamo, va. 23 km 55 minuti da. L'amore rende soli, ma è ben più doloroso se per nemici e amici non sei più. Sta così piena che non pensi più che si aprono le gambe oppure le hai aperte tu. Aiutami a trovare qualcosa di pulito. Ok, da qua secondo me inizia la strada, siamo sulla strada che va in parte. Perché mancano 9 km 10. E beh, incrociamo subito un bel cigno che viene giù. Olè. Proseguiamo, dovrebbe diventare sterrata poi. Via Francigena. No, di qua, di qua. Sterrato, bene, molto bene. Oh,
quasi arrivati, mancano 2 chilometri, mo si parte. Tra poco qua 100 metri girare a sinistra, dov'è che è? Hai idea? Beh, è questa? No, 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 questo no, quindi sarà lassù. Bene, allora siamo a questo fantastico bivio di sterrati, molto carini. Ce n'è uno che continua di là e va a un abbeveratoio di qualcosa. Fatevi le cime là in fondo, che belle! Paura! E però noi adesso andiamo su di lì. E arriveremo più o meno là in cima da qualche parte. I tronchi cerca di beccarli veramente pianissimo perché quelli ti sfondano tutto. Oh, là, anche qua se piove diventa interessante. Niente di pericoloso, però bello che ci sia un lavaggio. No, no, si fa, solo che stavo pensando che linea fare per non restarci dentro. Perché se la becchi dritta, vedi che c'è twist e contro twist e fai proprio... Allora, qua è abbastanza una lecca, per cui dobbiamo strolgare una linea. Ok, va bene. Grande pezzo! Tira un po' di qua, ok, così. Gila.
gira un po' più di qua, vai, vai, cello. Niente, devi prendere un po' più di spinta allora. Però ci sei, vai dritto così. Vai. Top. Bene, allora il Pedro in esplorazione ha scoperto che infilandosi giù di lì e proseguendo là avanti, ovvero là in fondo, si arriva sotto nel bosco in spiano, che c'è bello da Dio. Dicevamo che questo è lo spottino, il furlo sta un po' liberando il campo da molti rami. Comunque siamo in questo mega spiazzo spaziale sotto il bosco, vecchio spettacolo, babba mia, veramente top, col tramonto dietro il bosco. No vabbè, ma ciao. Sai la luce? E comunque da visto che quella la luce che c'è in quella calamita. E beh, sta a 3 anni e 7 mesi. E il rinnovo del contratto di 3 mesi, se lo rinnovo. E piccante, io voglio capire. Tanto lo gioco. Io lo godo perché quando così ti giri non si fa su.
campeggiata, si torna a casa, il frullo è andato verso il mare. Volevo dirvi che ho notato dalle statistiche di YouTube che il 428% di voi non è iscritto, quindi bravi, continuate così. Se arriviamo al 1000% facciamo un video speciale, quindi forza ragazzi, dai dai dai, bella. Sottoscrivetevi, lasciate un piace e cliccate l'icona a forma di campana di guerra.